Il colonnello Gheddafi deve abbandonare il potere immediatamente. È quanto si legge nella bozza di conclusioni del Consiglio europeo straordinario sulla crisi libica a Bruxelles. I leader della UE sottolineano la necessità di dialogare con le opposizioni in Libia, ma per il momento nessun riconoscimento ufficiale, almeno fino a che non vi siano organismi effettivamente legittimati dalla popolazione libica. La sicurezza della popolazione deve essere assicurata con tutti i mezzi necessari, si legge ancora nel documento. I responsabili saranno messi di fronte alle loro azioni con pesanti conseguenze. Collaboreremo con le Nazioni Unite, la Lega Araba, l'Unione Africana e i partner internazionali nel reagire alla crisi. Condanniamo con fermezza, dicono i leader dei 27, la violenta repressione del regime nei confronti dei propri cittadini e la violazione potente e sistematica dei diritti umani. L'uso della forza, specialmente con mezzi militari contro civili, è inaccettabile e deve cessare immediatamente. Accogliamo con favore, si legge ancora, la risoluzione 1970 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e il rinvio della situazione in Libia alla Corte Penale Internazionale. Per quanto riguarda l'emergenza immigrazione, i capi di Stato e di Governo affermano che gli Stati membri più direttamente interessati dai movimenti migratori necessitano della nostra fattiva solidarietà. Il tema della solidarietà europea sul dossier immigrazione era stato sollecitato con forza dall'Italia nei giorni scorsi. Nella bozza del vertice si invita inoltre il Consiglio, in cooperazione con la Commissione, a presentare prima del Summit UE di giugno un piano per lo sviluppo di capacità di gestione della migrazione e dei flussi di rifugiati. Nella bozza di conclusioni del vertice si sottolinea come l'Unione Europea, già attivamente impegnata, in particolare con l'operazione Hermes 2011 lanciata da Frontex, sia pronta a presentare ulteriore assistenza. In particolare si legge e si richiede agli Stati membri di fornire a Frontex ulteriori risorse umane e tecniche in funzione delle esigenze. La Commissione è invitata a mettere a disposizione risorse supplementari. Il Consiglio europeo sollecita il rapido raggiungimento di un accordo sulle disposizioni che potenziano le capacità dell'agenzia. L'UE, si assicura inoltre, si consulterà con i paesi interessati della regione per quanto riguarda il sostegno tecnico-finanziario atto a migliorare il controllo e la gestione delle frontiere, nonché le misure atte a facilitare il rimpatrio dei migranti nei paesi d'origine. Da qui l'invito rivolto al Consiglio Giustizia e Affari Interni di riunirsi e preparare, assieme alla Commissione e dentro il Consiglio europeo di giugno, un piano europeo di gestione dei flussi migratori.